Accelera, accelera, più veloce! Sto Avevo detto di non venire in questa base abbandonata. Ora invece di giocare a nascondino divoreranno qualcuno. Ragazzi, che cos'è? Perché ci siamo fermati? La macchina è spenta, guarda, non sta gasando! Sembra che la benzina è finita, non so come sia successo! Ci divoreranno! Scappate! Andiamo! Nel bunker, ragazzi, dobbiamo arrivare al 100%. No, non c'è modo. Ci possono essere degli zombie, ragazzi, andiamo avanti. Zombie! Non ci vedo uscita. Copy cof, entra, vai, vai, vai. Forza, dai, entra, chiudi. Dove siamo? Sembra al sicuro. È molto simile a un bunker. Ragazzi, probabilmente non capite nulla, ma adesso vi spieghiamo. Innanzitutto, ciao a tutti, mi chiamo Vlada4, Glent, Kabikov, Sirioga. E io, ragazzi, volevamo filmare un nascondino nella foresta. E sulla strada ci siamo imbattuti in un intero branco di zombie. Abbiamo iniziato a scappare da loro e poi avete visto tutto da soli. Ragazzi, diamo un'occhiata, forse capiremo qual è il problema. Forza, dai! Uno scaffale, un armadietto. Barattoli. Alcune formule? Metti a posto! Siamo in un apocalisse di zombie e tutto chi tutto! Oh, cosa c'è? Ragazzi, questo è un tablet! Che spesso guarda con dei fili! È una cosa scientifica! Ciao, se state guardando questo video, voi siete riusciti a salvarvi. Uno studio sul controllo del virus zombie è andato fuori controllo, quando diversi soggetti di prova sono riusciti a liberarsi e a infettare persone sane. Siete in una zona infetta, sta arrivando un'epidemia. Abbiamo già iniziato l'evacuazione, potete contattarci con il walkie-talkie per l'assistenza. Walkie-talkie, aspetta, è una stazione radio. Sei un genio, dai! Ora ci metteremo in contatto con le persone e ci salveranno, ci sono le cuffie. Pronto? Allora, cosa c'è, Glenn? Ora, non mi mettere fretta! Io non sono un esperto, ma sembra che questo aggeggio si sia rotto. Sta fumando! Glenn, cosa hai fatto? Beh, forse proviamo a accenderlo e spegnerlo. Sirioga, stai scherzando? Pensi che sei davvero così che puoi ricavare questo vecchiume? Sta fumando! Ragazzi, abbiamo dimenticato che abbiamo i telefoni! Non prende. Beh, sicuramente non prende. Siamo nella foresta, non c'è mai connessione. Pazzesco, qui. Pazzesco, cosa facciamo? Allora. Magari potrebbe funzionare così. Ragazzi, ho trovato qualcosa del tablet qui. Qui c'è un punto della navigazione. Walkie talkie 2 è segnato. Forse possiamo trovare un altro walkie talkie lì, in basso. E metterci in contatto. Ragazzi, Bea, ma avete visto quanti zombie ci sono? Io non ci vado. Che bico, beh, ovviamente gli zombie sono ovunque qui, ma il walkie talkie è il nostro unico modo per salvarci. Ehi, ragazzi, non litigate. Cosa sappiamo degli zombie? Sono lenti, possiamo scappare da loro. Ok. Mordono. Ed è molto pericoloso, può essere infettato. E sono anche stupidi, ecco. Bene ragazzi, pronti per uscire? Iniziamo in silenzio, con attenzione, senza movimenti improvvisi. Guardiamo dappertutto. Andiamo. Più veloce. La mappa dice da quella. Non abbiamo né armi né difese, dobbiamo stare molto attenti. Vi guarderò le spalle. Pulito. Zombie. Silenzio, ci ha quasi beccati, Sirioga. Dove dovremmo andare? Tra quelle due case. Corriamo! Andiamo. Corriamo! Qui! Sì. No, ragazzi, io non entrerò sicuramente. Avete visto quanti zombie ci sono? Ce ne sono anche qui, sicuramente. Kabikov, sei un hamburger succoso per quegli zombie. Devi stare vicino a noi, capito? Sì, la mappa è lì, quindi andiamo! Ok, tu sei il primo. Sembra pulito! Vai! Frittelle, fa paura qui. Una ristrutturazione non avrebbe fatto male. Dai, ci siamo. È uno zombie, ragazzi. Andate, lo distraggo. Allora dove? Qui, dice che è qui, da qualche parte. Oh, c'è qualcosa là fuori. Ok, pam pam, jackpot, ragazzi. Quindi come funziona? Cavolo. Aspetta, ecco. Ragazzi, andiamo nel bunker. Corriamo. Dai, corri, andiamo indietro. Corri. Kabikov, forza. Oh, ragazzi, ancora veloci. Ancora un po' fino al bunker. Dai, Kabikov, più veloci. Chiudi! Ah,
Cavolo, avete visto quanti zombie ci sono? E l'ultimo l'avete visto? Indossa un giubbotto antiproiettile come se fosse un boss. È un delirio. La cosa importante è che abbiamo preso il walkie-talkie e possiamo contattare qualcuno. Ok, colleghiamo, speriamo che funzioni. Pronto, pronto, rispondete! Centro di comando, ti ascolto. Siamo in quattro, stiamo girando un video e siamo entrati in un bunker, probabilmente la vostra base. Potete salvarci? Ci sono persone sane alla base? Beh sì, siamo in quattro, te l'abbiamo già detto. Capito base, iniziamo l'operazione per salvarvi, ma dovete resistere fino all'arrivo degli aiuti. E quanto, quanto? Tutte le squadre di intervento rapido sono ora in missione. Non appena qualcuno è libero, lo spediremo immediatamente da voi, ma potrebbe essere necessario ore o addirittura giorni. Giorni, verremo semplicemente divorati, non abbiamo nulla per proteggerci da questi zombie. Facciamo del nostro meglio per aiutarvi, aspettate gli aiuti. Vi inviamo le coordinate del magazzino in cui si trovano le ammunizioni dei sopravvissuti passati. Passo e chiudo. In che senso passo e chiudo? Ma quale passo e chiudo? Dobbiamo uscire di nuovo per essere mangiati dagli zombie. Abbiamo bisogno di qualcosa, quindi andremo a questo punto in qualsiasi modo. Hai ricevuto le coordinate? Sì. Accidenti, è molto lontano. Eppure lontano, ragazzi, ci mangeranno sicuramente. Niente, ci durerà, abbiamo un po' di esperienza, andrà tutto bene. Agiamo secondo il vecchio sistema. Silenziosamente, rapidamente e con attenzione. Andiamo, ragazzi. Libero! Possiamo andare. Siamo a 100 metri di distanza. Mi copro la schiena, va tutto bene. Io terrò d'occhio, ecco. Tutto ok. Accidenti, dove sono tutti questi zombie? Ci stanno aspettando da qualche parte. Hai notato cosa succede qui con il tempo? Davvero una sorta di apocalisse. Minuto pioggia, poi neve e poi il sole. Vedo, andiamo. Cosa, il magazzino? No, uno zombie, frittelle. Ragazzi, più veloce. Andiamo veloce, veloce. Clint, vai per primo. Va bene. Oh, è aperto. Dai, entriamo. Cosa c'è? Pensavo fosse uno zombie, invece è solo un manichino. Perché urlare così? Che posto è questo? È un'armeria, ragazzi. Frittelle, quanta roba contro gli zombie. Zaini militari. Ginocchiere. Katana. Io prenderò un casco per difendere la cosa più importante. C'è un intero pacchetto di petardi esplosivi. Penso che questi piccoli abbiano un potenziale, li prendo. Wow, guarda quale beat. Demolirò il cranio a questi maledetti zombie. Vacci piano con le armi fredde. Allora ragazzi, non lo so, non attaccherò, mi sto solo difendendo. Prenderò una katana. Quindi ragazzi, non abbiamo molto tempo, raccogliete tutto quello che vedete e andiamo via da qui. E lo scotch è molto importante. E lì cosa c'è vicino al nostro bunker? Ragazzi, non possiamo entrare nel bunker, romperanno il walkie-talkie e basta, siamo fregati. Dobbiamo attaccare. Ehi! Tieni petardi! Glint, la gomma! Ragazzi, più veloci! Forza, ragazzi! Forza! Dai, veloci, 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 sbrigatevi! Che tipo di combattimento era? Avete visto come gliele abbiamo date? Quella non invano ci siamo allenati! Una battaglia del genere solo nei cartoni animati l'ho vista! Penso che abbiamo fatto ancora meglio! Può essere? Vi rallegrate presto, non li abbiamo affatto abbattuti. Avete visto che li abbiamo messi giù, ma poi vi si sono alzati e ci hanno seguito? Serve qualcosa di più serio, potrebbe esserci un cannone! Vediamo cosa abbiamo messo dentro gli zaini, cosa abbiamo preso? Esattamente! Bene, 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 bene! Oh... E cibo! Speciale, militare, cibo per scopi speciali, questa sì che è fortuna! Bella! Voglio farvi contenti! United States of America! Cibo dei soldati americani! Io penso che il cibo mediterraneo avrà un sapore migliore. Al 100%! È cibo liofilizzato speciale. Guardate quanto cibo! Orzo, manzo, fagioli... Patè di fegato, salse, spezie. Crema al cioccolato, tipo abbiamo la Nutella, capito? Nutella militare. E latte condensato, capisci? Biscotti. È un sostituto del pane. Una gomma da masticare e anche una pillola che disinfetta l'acqua. La butti in qualsiasi acqua e puoi berla. Il set militare italiano l'abbiamo aperto. Quindi sulla base degli americani, guarda cosa, pollo con verdure, mais e pasta con ceci. Due tipi di cracker, ci ha scritto. Crackers, sembrano gallette, insomma. Guardate, palline di formaggio.
Provateli davvero, americani! Polvere di cacao al cioccolato e noci! Cacao, ragazzi! Questo è generalmente uno sballo, lo voglio! Pasta di arachidi! Spalmare sui biscotti! C'è un'enorme porzione di marmellata di pere qui! Solo marmellata di pere! Voglio già filmare 24 ore nell'esercito! Beh, interessante! E il punto finale che batterà sicuramente il vostro set... M&M's! Sicuro non li hai presi dalla tasca? Ma no, davvero li ho presi qui! Ragazzi, ci siamo rilassati un po' troppo, va tutto bene ovviamente, ma ora abbiamo un apocalisse zombie! Praticamente facciamo uno spuntino di 5 minuti e andiamo avanti. Buonissimo, ragazzi. Io sono pronto a combattere! Rispondete, pronto! Ha sentito! Alla radio? Ripeto, sopravvissuti, rispondete! Siamo noi, pronto! Abbiamo notato un'eccessiva attività di zombie nell'area del nostro bunker. Non sappiamo ancora cosa potrebbe essere correlato, quindi vi abbiamo inviato dei droni con l'aiuto. Vi verranno rilasciati rifornimenti di armi, le coordinate sono già sul vostro tablet. Un'attività eccessiva? Ma cosa vorrebbe significare? Mi sa che ci sono sempre più zombie attorno al bunker. Ragazzi, beh, niente panico, ci hanno gettato armi d'elite contro gli zombie. Ci sono le coordinate? Sì, ecco, le vedo. Ci siamo rifocillati? Forza, andiamo subito a prenderle. Sembra che le munizioni siano qui da qualche parte. Vedo lì sull'albero. E laggiù. Andiamo. Andiamo, Kamikov. Allora, slegalo. Fantastico, guarda quanta roba. Con un vero paracadute. Cavolo. Smontiamo, dai. Allora, slegalo. Controlliamo i colpi. Carica! Cos'altro c'è? È un altro fucile potente. Antiproiettile. Così? Sì. Wow! Guarda quanti blaster. Ora sicuramente non ci mangeranno. Quindi imballiamo tutto e trasciniamo tutto nel bunker. Sirioka, guarda, questo è un vero tesoro. Ci sono anche dei giubbotti antiproiettile e dei caschi. Finalmente possiamo difenderci da questi zombie puzzolenti. Alla grande, siamo ricchi. Scappa, scappa, via, via, via. Dai, andiamo, ragazzi. Ragazzi, cosa avete? Ciao, zombie! Frittelle! Ho perso la ricarica! Dai, 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 andiamo, entriamo! Glentuccio, grazie, mi hai salvato! Guardate cosa abbiamo! Dunque, va bene, questo è il vostro, e a noi cosa hanno mandato? Elmetti militari! Aprite la valigia! Beh, con un tale arsenale sistemeremo sicuramente gli zombie. Ricezione, ricezione. Opa! Siamo in contatto, abbiamo trovato le munizioni! La squadra di soccorso sta già venendo nella vostra direzione, bisogna resistere solo un po'. Ma c'è un problema, hanno il sistema di navigazione danneggiato, non riescono a trovare la vostra posizione esatta. È necessario dargli un segnale. Che dobbiamo fare? Accendere un falò? In una delle costruzioni di questa base c'è una scatola di segnalatori. Dovete trovarli e non appena il gruppo entra nella foresta, inviate un segnale, inviate le coordinate, passo e chiudo. Accidenti, cosa dovremmo fare di nuovo con questi zombie? Beh, ma ora siamo armati fino ai denti! Lascia che provino ad avvicinarsi. Allora, le coordinate sono arrivate, avanziamo. Go, 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 go! Sirioka, coordinate! Là, dritto! Allora, beh, qui, forse qui. Zombie! Ok, lasciatemi far fuori il mio primo zombie. Non è morto. Quindi spara di nuovo. Ha funzionato. Hai capito? Sembrerebbe che muoiono solo con due proiettili. Spettacolo. È molto sicuramente. Sì, allora in breve andiamo avanti. Ci serve quella porta là. Glenn, apri. Cos'era? Siamo allerta! Questa casa brulica di zombie! Sembra pulito dentro! Frittelle! Allora, avanti lì, attraverso i mobili! Forza! Oh, bene! I segnalatori sono qui! Dai, apriamo!
Prendiamo tutto e usciamo di qui! Io porto la cassetta! Tutti difendono Vlad! Calma ragazzi, si rioga, prendiamo quei due! Ok! Tieni! Secondo! Vieni, vieni qui da me! Avete visto che ho ucciso il mio primo? Grand! Kobikov, sei davvero una capra! Sono necessari due proiettili! Cosa è successo? Kobikov ha sparato solo una volta e ha iniziato a celebrare! Come va la gamba? Sì, va bene, dai, andiamo al bunker! Prendi! Dai! I fucili sono spaziali con due colpi! Pow, pow! Quindi ecco, i segnalatori sono qui! Ragazzi, mi sa che non mi sento bene. Kobikov, che succede? Che cosa sta succedendo? Delle stelline negli occhi. Sentiti sul lettino, ok. Allora fammi vedere dove ti ha toccato lo zombie. L'ho morso! Vi rendete conto che ora potrei diventare uno zombie? Dobbiamo fare qualcosa con urgenza! Quindi propongo prima di tutto di legarlo e... beh, non si sa mai, si trasformerà e ci morderà! Ora ci penso io! Guarda, ho un'idea migliore! Pronto, base! Abbiamo un ferito, abbiamo bisogno di un antidoto! Potrebbero esserci problemi con questo. Quasi tutte le scorte di antidoto sono state rimosse dalla base. Piccole dosi potrebbero rimanere solo nel pronto soccorso. Invio le coordinate. Allora io vado! Anch'io! No, si rioga, qualcuno deve restare con Kobikov. E penso che la persona sola non possa gestirlo. Io sono veloce e poco appariscente. Quindi ragazzi, guardate Kobikov e io vado. Dammi le coordinate. Allora ecco, guarda. Quindi ecco il bunker. Hai capito? Esco, vado dritto. Ho capito, allora ragazzi, buona fortuna. Glenn, ci prenderemo cura di Kobikov. Assicurati solo di tornare. Ecco, vai. Vado. Ragazzi, siamo in una situazione così difficile. Kobikov è svenuto, Glenn è di fuori. In generale, guardate Sirioga. Ma anche in questa situazione giriamo un video per voi. E se all'improvviso siamo sopravvissuti e questo video è arrivato sul canale, ragazzi, supportateci con un like! Abbiamo bisogno del vostro supporto! Dunque, Clint, ogni speranza è su di te. Basta non aver paura. Come si suol dire, chi ha paura muore. Andiamo! Quindi, sono già passati 300 metri, mentre tutto sembra molto pulito. La vita di Kobikov è nelle mie mani. Oh, vedo uno zombie! Come si suol dire, spariamo di meno, meno zombie attiriamo. Ce l'ho fatta. Andiamo avanti. Eccolo, guarda, guardia medica. Ma le porte sono chiuse, è necessario aggirare l'edificio. Ehi, qualcuno sa dov'è l'antidoto? Ok. Beh, me lo immaginavo, ovviamente. Devo affrettarmi prima che Kobikov si trasformi in uno zombie come questo. Antidoto, antidoto, dove sei? Quindi, devo trovare uno scaffale. Antidoto! Prendi questo! Scusate ragazzi, ma le vostre cure mediche non mi piacciono molto. Ok, Kobikov sta arrivando. Cervello. Calmati, non farmi sparare. Cervello. Oh, qualcuno vuole sfondare la porta. Yoga, apri, sei completamente impazzito. Ok ragazzi, ho trovato l'antidoto. È completamente scoppiato. Cervello. Vai a salvarlo. Cervello. Mi dispiace amico, questa medicina non ti darà la cervella, ma dovrebbe guarirti. Oh, ragazzi, ma cosa mi è successo? Ci hai quasi divorati! Kobikov, a causa della tua disattenzione, ci hai quasi incastrati tutti! Agli zombie bisogna sparare due volte! Di grazia Glenn, ha trovato l'antidoto per te! Ma perché sono legato? Oh, bisogna sempre spiegarti tutto! Ragazzi, guardate, io non volevo davvero mangiarvi, non capivo nulla, capite? È un virus terribile! Bene, ora sono tutti vivi e tutti pronti per un piano di evacuazione! Quindi prendetene uno per ciascuno! Va bene, ok... Armiamoci e andiamo! Andiamo! Pronto, pronto! Manca molto, che qui ci divoreranno!
L'aiuto è già in arrivo, è necessario emettere il segnale di soccorso. Mettete il fumo del segnale in un luogo adatto per farvi vedere. Cosa? Ragazzi, beh, attireremo solo più zombie con questo fumo. Beh sì, questo è probabilmente un segnale per gli zombie che il cibo è qui. Non c'è scelta, facciamolo piano e veloce. O ci mangeranno o verremo salvati. Io sono per la seconda opzione. Anch'io. Bene ragazzi. Comando! Andiamo. Sembra calmo! Non è affatto chiaro da dove provengano! Guardate, un grande spazio aperto! Mi sembra che se il fumo viene acceso qui, dovremo sicuramente essere notati! Bene ragazzi, o la va o la spacca! Spacchiamo. Andiamola, andiamo! Andiamo! State attenti, possono apparire in qualsiasi momento! Bene, dai, avanti! Guardate, mi sembra il punto ideale! Andiamo, andiamo! Dai bellezza, non deludermi! Forza contemporaneamente! Quindi Glenn, mettiti a nord! Capito! Siroga a ovest! Kamikova a sud! Ok! Ok! Io sono est! Siamo salvi! Ce l'abbiamo fatta! Soldati! Siamo qui! Siamo qui! A momenti ero così spaventato, è stato così difficile, ma ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta! Ad essere onesti, un paio d'ore fa pensavo che saremmo stati mangiati! Ma abbiamo superato tutte le paure! Sì! Sì! Allora, ci è stato promesso che saremmo stati salvati, ragazzi! Riuniamoci, abbiamo un intero arsenale! Kamikov, forza, prendi questi! Glenn, prendi quelli! Io distrarrò il boss, dai! Coprimi! Ah, cavolo, di nuovo mancato! Non ce la farete! Oh, mancato! Bene, boss! Combattiamo! Di quanti colpi hai bisogno, eh? Pazzesco! Oh, più vicino, più vicino! Venite qui! Piccola accensione! Ancora più vicino, ancora più vicino! Forza, stupidi zombie, venite da me! Dobbiamo farli avvicinare, così posso beccarli! Allora... Sì, ha funzionato! Cavolo! Le munizioni sono finite! Aspettate! Oh, venite qui, belli miei! Cosa vieni da me? Calma, calma, calma! Tre colpi! Che tenace, Quattro! Mamma mia! Sì! Sì! È l'ultimo! Mancato! Beh, per te, amico, una cosa speciale! Uno! Due! Sì! Li abbiamo sconfitti! Cinque colpi, ho fatto fuori il boss! Evviva! Ecco! Bene, ora sembra finita! Sembra che li abbiamo messi tutti KO! Ragazzi, là! Ragazzi, siamo qua! Sbrigatevi! Due di qua, due di là, più veloci! Sbrigatevi, Glentino, forza! Glentino! Oh, dai, sali! Andiamo! Bene ragazzi, spero vi sia piaciuta la nostra avventura! Se è così, supportateci con un like! E grazie per aver guardato il video fino alla fine! Bene, ero con te, mi chiamo Vlada4, Aeglient, Kamikov, Sirioga! Ciao a tutti!